Ecco, il 25 aprile ricordiamo la festa della liberazione. L'Italia ricorda che nel 25 di aprile del 1945 ci fu la resa delle forze nazifasciste che in qualche modo concluse la tragica vicenda della Seconda Guerra Mondiale. Siamo qui in piazza Primo Maggio a Udine, una delle piazze più belle della città e che è forse fra quelle più evocative rispetto alla festa di oggi della liberazione. Perché? Innanzitutto dal nome che porta, Piazza Primo Maggio, piazza che prima si chiamava Jardin Grand, Giardino Grande, perché il primo maggio del 1945 la città di Udine fu liberata, qualche giorno dopo quindi il 25 di aprile. La notte del 30 aprile le truppe tedesche partirono proprio da qui per ritirarsi verso il nord, verso la Germania, e il primo maggio fu la prima giornata di effettiva liberazione della città. Le forze partigiane, le brigate partigiane presero possesso, in alcuni casi anche combattendo, delle parti più importanti della città e nella mattinata arrivarono le truppe inglesi da Via Venezia festeggiate dall'intera popolazione. Ma non è solo il nome della piazza che ci ricorda il tema della Resistenza. Qui abbiamo il giardino dedicato a Loris Fortuna, che fu poi parlamentare e ministro della Repubblica, che fu anche partigiano, prigioniero, incarcerato, deportato e che visse l'esperienza della Resistenza in maniera molto intensa. Abbiamo il liceo Stellini, che fu un luogo dove tantissimi studenti parteciparono alla Resistenza. Ricordo la medaglia d'oro Renato Del Din e Giovanni Battista Bergins, che erano giovani che persero la vita e che ebbero, diciamo, per le azioni che ebbero a compiere, furono onorati con la medaglia d'oro alla memoria. Un altro luogo importante è alle mie spalle, è qui dietro il Colle del Castello, dove il 24 di giugno del 1945 venne montata una improvvisata impalcatura proprio qui dietro e dove prese posto il comandante inglese dell'8ª Armata, il generale Richard McCreery, che assistette alla sfilata di tutti i partigiani che erano qui convenuti. Quel giorno, il 24 di giugno del 1945, si può dire che ebbe termine in Friuli la resistenza. Tutti i reparti dell'Osoppo erano circa 9.800 osovani e quelli della Garibaldi circa 11.000, deposero le armi e si sfilarono davanti al comandante inglese, che era appunto assiso sul palco, per appunto rendere omaggio, appunto, per ricordare questa data di conclusione. Da quel giorno tutti i reparti partigiani vennero smobilitati. È importante sottolineare la presenza a questa cerimonia del 24 giugno. Oltre al comandante inglese, il generale McCreery, che era destinato ad andare in Austria, a comandare, diciamo, l'occupazione austriaca, c'erano i rappresentanti degli altri alleati, ovviamente i rappresentanti delle brigate partigiane, Osoppo e Garibaldi, e l'arcivescovo di Udine, Monsignor Giuseppe Nogara, che appunto assistette anche lui, in qualche modo, con l'autorevolezza della sua figura, a questa giornata, a questa sfilata. Ecco, questo quindi è il significato che questa piazza ci ricorda. E forse ci illustra bene quello che è il contenuto della liberazione. Alla liberazione parteciparono un'infinità di soggetti. E qui abbiamo il dovere di ricordarli tutti, perché è giusto ricordare l'apporto che tutti diedero alla Resistenza. Sicuramente un apporto notevole fu quello degli internati militari. Si parla di oltre 600.000 militari italiani sparsi in giro sui Balcani, soprattutto in Italia, comunque in zone di guerra, che furono fatti prigionieri dai tedeschi e portati nei campi di lavoro, nei campi di concentramento in Germania. Di questi, oltre 60.000, 66.000, un numero che sembra attendibile, persero la vita di stenti e di malattie. Questa fu una prima forma di resistenza, cioè militari italiani che mantennero la loro fedeltà al giuramento dato e non vollero collaborare con le forze tedesche.
un secondo diciamo, apporto fu quello del Corpo Italiano di Liberazione, cioè quell'esercito che il re, fuggito in Puglia, fuggito a Brindisi, volle ricostituire dopo l'8 settembre e che a partire dal mese di dicembre del 43 operò a fianco delle forze alleate risalendo l'Italia. Anche a loro si debbono oltre 12.000 morti. E poi ovviamente tutte le forze alleate, l'esercito americano, 32.000 morti, il complesso dell'esercito diciamo del Commonwealth, dagli inglesi, canadesi, australiani, neozelandesi, sudafricani, cioè tutti coloro che sotto appunto le bandiere inglesi risalirono l'Italia. Fra questi una curiosità che è giusto anche ricordare per la particolarità, sotto le bandiere inglesi combatterono anche i nostri abruzzesi della Brigata Maiella, una forza diciamo così di resistenza italiana che però combatté in divisa con le divise inglesi, sotto le bandiere inglesi. Non possiamo dimenticare l'armata polacca del generale Anders, che risalì diciamo così a fianco alle truppe inglesi tutta la penisola fino ad arrivare a Trieste, fino ad arrivare alle nostre zone. Le truppe francesi, i brasiliani, cioè tutto questo apporti di queste di questi gruppi, di queste forze armate che combatterono per l'Italia e per liberare l'Italia. È giusto quindi ricordare tutti questi che hanno combattuto, e da ultimo anche la Brigata Ebraica, composta di elementi del popolo ebraico che combatté a fianco degli alleati. Ovviamente su tutti questi si staglia l'apporto che diede la resistenza fatta dalle varie formazioni di espressione politica come le Garibaldi, partito, oppure le altre formazioni analoghe, o le formazioni autonome cosiddette, fra cui lo SOPPO, che ce n'erano diciamo così, avevano una varia denominazione, dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Toscana fino a Lombardia, Veneto e in Friuli, dove diciamo così tale formazioni partigiane erano rappresentate per lo più dallo SOPPO. Ecco, di ispirazione patriottica, cattolica, monarchica, comunque di area moderata, diciamo così, soprattutto connotata da un senso di patria, di appartenenza alla patria. Quindi è chiaro che l'apporto della resistenza fu considerevole. Qualcuno discute sul piano militare, certamente fu determinante sotto l'aspetto di ricostruzione di un'anima che fu fondamentale per la nuova Repubblica che di lì a qualche mese, qualche anno sarebbe nata e che in qualche modo ancora oggi ci portiamo le conseguenze e gli apporti di quelle storie. Quindi una storia importante, una storia viva, una storia che ancora oggi possiamo cogliere da questi luoghi, ecco, di cui spesso dimentichiamo la forza, l'evocazione, l'origine. Ecco. Quindi questo secondo me, proprio essere qui in questa piazza oggi, è molto evocativo e molto importante.